Un intervento credo molto importante sia dal punto di vista simbolico ma anche pratico, perché non solo va ad aggiungersi agli oltre 80 chilometri ciclabili della nostra città, per cui ci ha fatto risultare primi insomma anche quest'anno nelle graduatorie non solo di ciclabili ma anche di utilizzo delle stesse. Questo ovviamente è merito dei pesaresi, che almeno uno su tre utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, quindi non solo per la passeggiata della domenica, ma diciamo questo intervento è molto importante perché va a cucire un'area che fino ad ora non era perfettamente collegata, che riguarda l'area di Viale Trieste fondamentalmente con il ponte del porto, il cosiddetto ponte di Soria, che poi apre la continuità ovviamente attraverso la ciclabile nel lungo fiume, poi agli altri quartieri residenziali più popolosi, oltre al centro, ma anche Pantano o Soria e via dicendo. Quindi sostanzialmente un intervento che va a raccordare la rotatoria del porto con Viale Trieste, passando lungo il porto, lungo la banchina, quindi risparmiando anche quello che è, per chi conosce un po' la zona, il traffico di biciclette su Via Napoli, che a volte è sommato al traffico veicolare, insomma può creare specialmente nelle sere d'estate alcuni problemi. Ora tutti quelli che risalgono da Viale Trieste verso il centro o viceversa possono passare appunto per questa nuova ciclabile molto bella, ovviamente sarà pronta, auspichiamo, in primavera. Oggi ha presentato il progetto esecutivo, quindi a brevissimo ci sarà la gara. Non è un intervento complesso, è un intervento appunto più di raccordo e di cucitura, ma che crediamo che avrà una forte valenza di funzionalità, di bellezza, di appunto eliminare traffico improprio e soprattutto diciamo anche di fare passeggiate più in sicurezza. Pensiamo a una famiglia magari con i bambini, con le biciclette al seguito e via dicendo, si passa più lontani, anzi lontani dalle auto, e quindi diciamo anche più bellezza e più sicurezza. Ricordare l'entità del finanziamento per questo lavoro? Sì, sono 150.000 euro che sono stati ottenuti appunto con finanziamenti europei, e quindi diciamo anche un lavoro in più che si unisce a un contributo alla ripresa economica. Si tratta della legge 33 del 2018, di cui sono stato il primo firmatario, una legge molto importante che ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti plastici in mare e sulle spiagge. La legge prevede anche un'attività di sperimentazione e appunto nel porto di Pesaro verrà attivata un'isola ecologica che sarà utilissima, perché consentirà ai pescatori di poter portare appunto all'interno di questo spazio le plastiche che vengono raccolte durante la loro propria attività. Sembra una cosa poco importante, ma in realtà è molto importante, perché attualmente i pescatori sarebbero costretti a pagare lo smaltimento delle plastiche che raccolgono durante l'attività di pesca, quindi aumentando i costi anche di produzione rispetto al loro lavoro. Grazie a questo accordo fatto tra Marche Multiservizi, Capitaneria di Porto, Comune di Pesaro e Autorità Portuale, e insieme ovviamente alla Regione Marche, sarà possibile fare questa attività di sperimentazione, che consentirà anche di capire sia quella che è la quantità di rifiuti che i pescatori, i plastici, che i rifiuti che i pescatori raccolgono, ma anche di capire la qualità, cioè capire che tipo di rifiuti oggi sono presenti all'interno delle nostre acque. Mi sembra di aver capito che è un esperimento che poi si punta a replicare anche negli altri porti della regione. Sì, un'attività appunto, dicevo, sperimentale prevista all'interno della legge, e l'obiettivo è ovviamente riuscire a replicare questo tipo di attività anche in altri porti a livello regionale. Devo dire che anche a livello nazionale in realtà il governo è più volte che annuncia questo tipo di attività, cioè consentire ai pescatori di poter riportare le plastiche raccolte durante l'attività di pesca e di poterle smaltire. In realtà ancora non è stato fatto, diciamo, non si è concretizzato nulla. Questo può essere veramente una bellissima attività che parte dal porto di Pesaro, dalle Marche, per poter essere anche punto di riferimento a livello nazionale. Qual è la portata del finanziamento che sostiene questo intervento? Beh, a livello regionale abbiamo fatto un bando legato al FEAMP che prevede un finanziamento per questa isola di circa 150.000 euro a favore del Comune di Pesaro. Il tema delle plastiche in mare è un tema ormai molto sentito, anche perché riguarda anche la qualità delle acque, ma anche tutta l'isola, tutta la catena ecologica, cioè anche i pesci che molte volte, come dire, muoiono a causa appunto della presenza delle plastiche in mare. Quindi questo progetto ha una valenza soprattutto anche di tipo ambientale.